Bentornati a Starting Six, il nostro appuntamento con la pallavolo che nella Superlega Crede e Banca è arrivato a gara 3 dei quarti di finale dei playoff. Lo spettacolo dei playoff ha regalato una domenica davvero incredibile per equilibrio e livello di pallavolo giocata. Nella terza sfida dei quarti, Trentino e Perugia si sono già guadagnate l'accesso alla semifinale danni di Modena e Verona. Ma se Trento, davanti ai propri tifosi, non ha dovuto particolarmente soffrire per regolare gli emiliani travolti 3-0, gli Umbri hanno dovuto tirare fuori tutto il loro notevole repertorio per piegare la resistenza di Verona, che ha ceduto solo i vantaggi del quinto set grazie ad uno strepitoso Keita. Perugia così torna ufficialmente nelle coppe e ora aspetta di conoscere il suo avversario in semifinale scudetto, che sarà l'uscente della sfida tra Piacenza e Milano. Sfida che vede guidare Piacenza sul 2-1 dopo il successo sempre al tiebreak che ha visto sugli scudi il quartetto delle meraviglie Lucarelli, Simon, Romanò, Leal, capaci di piegare la resistenza del gruppo di piazza dopo ben 2 ore e 34 minuti. Appuntamento a domenica prossima alle 20:30, gara 4. Grande vittoria poi di tecnica e orgoglio per Civitanova, che ha saputo mantenere aperto il suo duello dei quarti con Monza, battuto in rimonta dopo essere andata sotto prima 0-1, poi 1-2 e aver fatto l'1-1 con un 30-28 da brividi. Ottima la prova di Herrera, autore di 27 punti, che è stato sostenuto anche dal buon rientro di Zaitsev. Per i lombardi, belle prove di Schwarz, Mar e Takahashi. Domenica prossima alle 20:30 a Monza, secondo match ball per la Mint Vero Volley, che proverà a sfruttare anche le fatiche europee di Civitanova. La reazione di Civitanova in gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Monza lancia un messaggio chiaro anche per il ritorno della semifinale di Champions League con Trento in programma giovedì alle ore 20:30 in casa Lube. Nell'andata Civitanova è uscita sconfitta 3-1 dopo aver lottato a lungo prima di arrendersi alla fantastica serata di Alessandro Micheletto, oltre che alla superiorità complessiva del gruppo ITAS. Eppure i segnali di ripresa fatti registrare domenica insieme al contemporaneo rientro di Zaitsev potrebbero generare anche una scossa a tutto il gruppo oltre che all'ambiente. In fondo ci vuole veramente poco. Allo stesso tempo la solidità di Trento in tutti i fondamentali oltre quella mentale non sarà affatto semplice da superare. Anche per gli uomini comincia ufficialmente la stagione della sabbia con un calendario davvero infinito. E per parlare di questo meraviglioso viaggio abbiamo intervistato Paolo Nicolai, argento olimpico a Rio nel 2016. Sappiamo che in classifica abbiamo ottenuto tanti punti, avremmo probabilmente firmato inizio qualificazione per essere con questi punti a questo punto. Ci manca ancora poco per poter dire che siamo alle Olimpiadi di Parigi. Però continuiamo a ragionare come abbiamo fatto in questi 3 anni, cercando di migliorarci di torneo in torneo, e siamo abbastanza consapevoli che il nostro livello di gioco alto può essere davvero competitivo in qualunque manifestazione. Una battuta sul circuito tricolore e sul campionato. Sì, leggevo il numero di tappe, comunque sai, ci si concentra spesso in quello che si potrebbe fare e poi certe volte si lascia un po' da parte invece quello, i miglioramenti che ci sono tutti i giorni sono sotto gli occhi, quindi 10 tappe sono tanti e 3 tappe gold sono tante, si gira per quasi tutta Italia, quindi credo un ottimo modo per avvicinare più persone possibili a questo sport. Ancora una partita prima di avere le idee davvero chiare sulla griglia del playoff scudetto femminile. Conegliano non conosce rivali e dopo l'impresa di Champions c'entra anche la 25esima vittoria consecutiva in campionato a dimostrazione di una superiorità senza limiti. Per il secondo posto è ancora lotta aperta tra Scandicci e Milano, che hanno avuto la meglio senza grossi problemi rispettivamente di Roma e Firenze. Mentre Novara si deve accontentare del quarto posto ormai inattaccabile dopo la facile vittoria con Bergamo, sicuro è il quinto posto di Chieri, che in attesa di giocarsi la finale di Coppa CEV passa facile a Cuneo. Tutta aperta invece la lotta dal sesto
all'ottavo posto, con Vallefoglia che, perdendo a Casalmaggiore, ha reso ancora più avvincente la volata, visti i già prevedibili e citati KO di Roma, Scandicci e Pinerolo a Conegliano. Casalmaggiore infatti ormai soli 3 punti dal trio che la precede, e può succedere di tutto. A chiudere la giornata, la terza vittoria stagionale di Trentino con Bustarzizio. Insomma, suspense fino alla fine. Altra settimana di passione in vista delle partite di ritorno delle coppe europee. Si comincia con la semifinale di Champions League tra Fenerbahce e Milano, con Egonu e compagne che devono assolutamente difendere il 3-0 dell'andata. Per andare in finale sarà necessario vincere almeno 2 set. Si prosegue poi domani con l'altra semifinale, che vedrà impegnata l'Armata Conegliano, sempre nel ritorno dei quarti con l'ex Shibashi a Istanbul, per confermare l'incredibile rimonta con vittoria finale dell'andata da 0-2 a 3-2. Ma per quanto la squadra di Santarelli sia forte, non sarà esattamente una passeggiata, soprattutto per il fatto ambientale. Una finale tutta italiana non è così lontana, ma c'è ancora tanto da soffrire. A completare il quadro, a Chieri si gioca la finale di ritorno tra le piemontesi e le svizzere del Neuchâtel, già sconfitte nettamente all'andata per un sogno che è sempre meno un miraggio. Campionato italiano assoluto World Pro Olimpiadi Europei. Inizia finalmente la stagione delle schiacciate sulla sabbia e preparatevi, perché anche quest'anno ci sarà davvero da divertirsi. Ne parliamo con Marta Menegatti, azzurra, già campionessa europea nel 2021. Marta, è iniziata questa stagione 2024, ha subito un buon risultato in un Elite 16 a Doha. Come sta? Stiamo bene, abbiamo fatto un lungo periodo e intenso periodo di preparazione a Tenerife, con 2 training camp prima appunto dell'Elite di Doha, e un quinto posto è un ottimo risultato in vista comunque della qualifica olimpica, perché ci ha consentito di accumulare altri preziosi punti. Però insomma, la stagione è appena iniziata, l'anno che ci attende è speciale, quindi siamo molto determinate. Lo diciamo a bassa voce, ma per te potrebbe essere la quarta Olimpiade, davvero tanta roba. Sì, infatti mi sto iniziando, come ho detto prima, a rendermi conto, no? Cioè a concretizzare sempre più questo sogno, perché alla fine giocare un'Olimpiade è un sogno, e non vedo l'ora che arrivi questa qualifica che vogliamo tanto, e sicuramente è forse la qualifica magari un po' meno, cioè più tosta, un po' più inaspettata delle altre, però non vedo l'ora di arrivare là insieme a Vale. I verdetti definitivi per i playoff scudetto, l'esaltante finale della stagione di Coppa, tutto questo e tanto altro su Starting Six. Continuate a seguirci, mi raccomando, noi ci rivediamo venerdì.